Bentornati ragazzi, modulo 19, scala mesolidia, modo mesolidio, il modo che definisco il modo funk, il modo blues, l'accordo di riferimento, come abbiamo visto appunto nelle lezioni precedenti, è l'accordo di settima. Oggi facciamo gli esempi in una tonalità un po' più difficile, mettiamo un po' difficile tra virgolette. Il livello, andiamo in re bemolle. La particolarità dell'accordo, diciamo, costruito sul modo mesolidio, quindi l'accordo di settima, è l'intervallo di quarta diesis, quindi tritono, che c'è tra la settima minore e la decima maggiore, sarebbe la terza maggiore all'ottava superiore. Nel nostro caso fa Do bemolle, sarebbe sì, natura Do bemolle, e questo fa sì che questo accordo appunto sia molto molto diciamo propenso a essere alterato proprio per questo tritono, questa sonorità molto particolare, e infatti, come vi dicevo, ci si può usare un di scale sopra. Ovviamente quella di riferimento, diciamo, la base, quella che vedremo oggi è la mesolidia, quindi re bemolle, abbiamo tonica, seconda maggiore, terza maggiore, quarta giusta, quinta giusta, sesta maggiore e la settima minore. Quindi si crea appunto questo tritono tra la terza e la settima minore. Le tre posizioni che utilizzo per questa scala, col mignolo, sono re bemolle, quindi mignolo, indice, anulare, mignolo. Mignolo, indice, indice, anulare, mignolo, e con l'indice l'ottava. Con il dito medio, quindi secondo dito. Ovviamente identica alla scala maggiore, con l'unica nota che cambia, che è appunto la settima. Se ci fate caso, è anche identica alla scala dorica, con l'unica eccezione della terza maggiore e minore. Ora vedremo questa cosa nel dettaglio. L'ultima posizione è quella del primo dito, indice, io uso il medio. Mignolo, indice, medio, mignolo, indice, medio. Vi dicevo, questo è il modo un po' del blues, proprio perché infinità di brani, di giri blues sono costruiti interamente con accordi di settima. Nel funk, ad esempio, molto spesso ci sono brani proprio costruiti con un accordo solo di settima, per l'appunto, però possiamo trovare anche appunto, dei brani in altri generi musicali, come sempre, che vi scriverò per ascoltarli. Però oggi vorrei rimanere un attimo in tema più funkeggiante e vorrei andare a sentire con una base molto semplice di re bemolle settima, che ora parte. Andiamo a vedere intanto suonare questa scala su tutta la tastiera. Thank you.
suonare la scala con l'arpeggio di settima. Base, groove,
potete aggiungere man mano elementi di abbellimento. Allora, ragazzi, anche per questo, diciamo, capitolo misolidio, io mi fermerei qui. Studiate come sempre con tutti gli esercizi che abbiamo visto, trasportateli, diciamo così, in modo misolidio. Partite dal re bemolle, come ho fatto io, per poi passare ad altre tonalità. Vi lascio nel PDF appunto dei brani da ascoltare costruiti con questo modo o che hanno una melodia costruita con questa scala, e poi passeremo alla scala minore naturale, in modo eolio. Mi raccomando, per qualsiasi dubbio, perplessità, quant'altro, scrivetemi, anche per darmi magari consigli o per farmi le critiche, e poi ci vediamo al prossimo video.